Reggimento Genova Cavalleria. Dai! Thank you.
pietà, gentili ospiti, e vi ringraziamo sentitamente per aver onorato la vostra presenza all'odierna cerimonia, vi rivolgo un caloroso benvenuto. Doveroso e commosso il mio primo pensiero va ai nostri caduti, che si sono immolati per la patria. Il loro supremo sacrificio e l'altissimo senso del dovere ci guidano e ci sostengono quotidianamente. Rivolgo un deferente saluto alle associazioni combattentistiche d'arma, giunte con i capi a testimonianza delle gambe dissolute e vice personale in servizio a quelli in congedo. La Forza Armata, la mia profonda riconoscenza per la fiducia concessa nell'affidarmi alla custodia del glorioso soldato di questo splendido reggimento, e mantenendo viva le tradizioni dei maggio dei suoi 335 anni di storia, oggi costituisce una nuova realtà altamente operativa dell'esercito italiano. Dragoni dell'ordine e grado, a breve pronuncerò la formula con cui ci darò il comando del reggimento, ma prima ritengo doveroso esprimervi la mia più viva e sincera gratitudine per quanto avete fatto e soprattutto per come lo avete fatto. Le attività svolte in questo anno sono state molteplici, importanti e spesso concomitanti. Elencarle tutte sarebbe altro, sicuramente rischierei di dimenticarne qualcuno. Pertanto vi inviterò a citare le più significative per rendere l'idea dell'enorme lavoro fatto. Innanzitutto sottolineo l'impiego nel corso del primo semestre 2018 di circa 250 unità nell'ambito dell'operazione Strade Sicure sulle piazze di Milano e Torino, durante i quali gli uomini e le donne del reggimento hanno dato prova di notevole preparazione professionale, comprovata dalle attestazioni di stima ricevute. Non posso esimermi dal menzionare che impugnati del risultato conseguito nell'attività istruttiva condotta da una delegazione internazionale di paesi OSCE, nell'ambito delle attività previste dal documento di Vienna 2011, a seguito della quale il reggimento ha ricevuto il plauso della citata delegazione, nonché dei rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa e dello Stato Maggiore dell'Esercito intervenuti per l'evento. Non meno importanti degli noti risultati conseguiti in questo periodo dal Centro Militare del Reggimento, per supportare l'Associazione Nazionale di Cavalleria e l'organizzazione condotta di importanti manifestazioni equestri a livello nazionale e internazionale. Infine lo sviluppo delle molteplici esercitazioni di arma, volte principalmente a consolidare le competenze tecnico-tattiche delle unità del reggimento, necessarie per consentire alle stesse di essere impiegate nell'ambito della capacità nazionale di protezione del mare, per la quale Genova fornisce assetti a livello squadrone. Queste numerose attività, spesso concomitanti tra loro, hanno richiesto l'impiego massivo di ogni risorsa umana e materiale presente nel reggimento. In tale contesto, tutti gli obiettivi amministrativi e operativi assegnati sono stati conseguiti con successo, grazie non solo all'indiscusso senso del dovere e allo spirito di sacrificio del personale, ma anche ad una perspicace capacità di pianificazione e ad un puntuale e costante esercizio del comando e controllo da parte di tutti i quadri del reggimento. In ultimo, mi preme sottolineare che molti sforzi sono stati fatti anche in ambito non prettamente operativo, come ad esempio quello infrastrutturale, che si è provveduta a ricondizionare in maniera efficace le principali aree di uso comune, al fine di rendere maggiormente funzionali e aderenti alle esigenze del personale. Tutto ciò è frutto dell'eccellente e silenzioso lavoro che avete svolto con profonda professionalità e elevatissimo impegno e senso del dovere, segno di un radicato attaccamento all'istituzione. Dragoni di Genova, in questo momento in cui appresto a lasciare il comando del reggimento, mi preme rammentare che la mia azione è stata sempre ispirata ai valori quali il senso del dovere della disciplina, che costituiscono una parte integrante dell'identità militare e delle tradizioni della nostra armata, amata arma di cavalleria. Concludo la mia conclusione ringraziando innanzitutto il generale Marà. Presente quest'oggi in tribuna, per avermi introdotto al giovane allievo dell'Accademia Militare all'affascinante mondo dell'educazione militare, per avermi trasmesso con passione i valori e le tradizioni dell'arma di cavalleria che mi sono veramente costruito nel profondo del mio cuore. Grazie al generale Parmigiani, che ha sempre seguito e sostenuto la mia azione di comando. Grazie al sindaco della città di Palmanova, dottor Francesco Martinez, per essere stato sempre vicino al reggimento. Grazie a tutti i colleghi comandanti del reggimento della brigata di cavalleria Costolo del Fiumi, e ai comandanti del reggimento Francesco di Novara, reggimento Piemonte Cavalleria e il 32° reggimento Carri in particolare, sempre pronti a qualsiasi forma di collaborazione.
Un grazie in particolare ai miei amori di Loredana e ai miei figli, Gabriele e Beatrice, che non mi hanno mai fatto mancare il loro. Soprattutto grazie a voi, miei dragoni, per le soddisfazioni che mi avete dato, per la leale e fedele collaborazione con i miei. Grazie per l'impegno profuso in ogni circostanza e per avermi seguito e incoraggiato con i fatti e i momenti di difficoltà. A voi tutti e alle vostre famiglie auguro serenità e ogni bene. Grazie di esistere, Geo. Al colonnello Davide Luigi Valente, che ha ricevuto l'onore di servire il glorioso Senato di Genova Galatina con l'incarico di comandante del reggimento, chiedo di operare sempre nel pieno rispetto dei valori e delle tradizioni dell'arma di cavalleria. E gli auguro di poter raggiungere le stesse soddisfazioni che ho raggiunto ieri quest'anno. Quale ultimo atto di mio comando, permettetemi di ringraziare ancora una volta in onore di questo glorioso reggimento e delle sue tradizioni. In un ideale di continuità di intenti per i dragoni di ieri e quindi di oggi, una carica simbolica. Idealmente con il tempo con me. Reggimento Genova Cavalleria. Portate!
Buongiorno! Prende la parola l'autorità del Giliotti. Grazie per aver voluto partecipare a questa importante cerimonia. Desidero esprimere a voi tutti la riconoscenza dei militari della Brigata Fortore del Friuli e mia personale per questo segnale di vicinanza, stima e affetto all'esercito e alle sue parti. La vostra partecipazione conferisce ulteriore risalto alla cerimonia odierna e rappresenta una sincera attestazione di stima e di amicizia per questa magnifica unità di cavalleria. Un benvenuto a tutte le associazioni qui presenti. Per loro Lavari rappresentano la continuità dei valori ai quali noi tutti ci ispiriamo. Un saluto a tutti voi schierati, ufficiali, sottufficiali e miei indomiti dragoni. Con la vostra marziale presenza conferite tono e sostanza alla cerimonia. Saluto e mi inchino innanzi allo stendardo di guerra del Reggimento Genova Cavalleria, simbolo dell'onore militare, dello spirito di coesione e di sacrificio, stendardo osteggiato di altissime ricompense, testimonianza di intere generazioni di italiani in armi che hanno combattuto con valore. Per esso, molti uomini si sono sacrificati, e proprio a questi caduti, a tutti i nostri caduti, che ora vanno il pensiero commosso e riconoscente. Oggi siamo qui riuniti per un evento importante, che è l'avvicendamento al vertice di questo glorioso reggimento, la cui storia inizia il 26 gennaio 1682. Questa moderna unità di cavalleria trae origine dall'antico corpo creato dal Duca Vittorio Emanuele II, di dragoni di soltezza reale, dominando i gloriosi fatti d'arte, come quelli del Colle del Brichetto del 21 aprile 1796, dove da allora dragoni di Torrestà si coprirono di gloria con le loro carri contro dragoni e ussari francesi, meritando due medaglie d'oro allo stendardo, o come durante la battaglia di Fortore del Friuli del 30 ottobre 1917, nel corso della Grande Guerra, dove il reggimento si vede protagonista di uno degli episodi eroici della storia del nostro esercito. In quelle ore, in quelle tragiche ore, furono poste le basi per quella che è stata proprio più di un anno, sarebbe stata la tanto attesa vittoria, che proprio quest'anno, nel più ampio contesto delle commemorazioni dello Stato Maggiore dell'Esercito, promosso nel centenario San Pino Guerra Mondiale, ha celebrato con l'esercito vince. E collegandomi proprio a quest'ultima fase delle commemorazioni del centenario, voglio subito introdurre e complimentare la brillante e capillare azione di comando del vostro comandante, il colonnello Vito Ortotti, dimostrato in occasione della cerimonia della morte del territorio veneto lo scorso 31 ottobre, alla presenza del capo del comandante della difesa, e in occasione della giornata nazionale di unità delle forze armate presso i sindacati militari della Repubblica lo scorso 4 novembre, alla presenza del Presidente della Repubblica, esecuzione marziale e impeccabile che ha dato lustro a prestigio a tutta la brigata. Come dicevo, oggi celebriamo un evento fondamentale della nostra unità, quale l'avvicinamento del comandante del reggimento. Un reggimento che avanti tutte le tradizioni storiche, ma che si è distinto in rilevanti azioni recenti, proprio sotto la sapiente guida del colonnello Forti, uomo di cavalli e pregevole dragone tra i dragoni, comandante di altissimo profilo umano e militare, che grazie alla sua instancabile azione propulsiva ha fornito una salda guida nella gestione delle attività estrattive del reggimento, riuscendo ad accrescere enormemente le capacità operative del reparto e le grandi potenzialità nella guerra moderna. Il frutto tangibile di questo addestramento intensificato è stato riscontrato per i risultati ottenuti durante le attività addestrative quali l'esercitazione di John Star 2018 presso il poligono di Capodorato in Sardegna. Esercitazione condotta dalla mia brigata con le uniche unità dell'esercito che vede le proprie unità inserite nelle capacità nazionali di protezione dal mare. Con le numerose esercitazioni con gli squadroni su Cellina o come anche nella esercitazione di Smart Sapper 2018 condotta a Piacenza, solo per citare il più noto. Per la torta
altresì agito con le altre attività operative, facendo fronte alle molteplici e spesso improvvise problematiche connesse alle risorse finanziarie e all'impiego del personale, coordinando l'impiego di complessi minori in quella che forse è diventata una delle più delicate operazioni sul territorio nazionale, le operazioni strade sicure, facendo sempre ben figurare il reggimento della brigata. Come dicevo poc'anzi, quello Torti è anche un uomo di cavalli. Pregevole è stata la cattiva attività svolta per perfezionare l'azione del centro critico militare, dove quello Torti è riuscito con maestria a organizzare concorsi civici internazionali, dando giusto la forza armata tutta, valorizzando il settore equestre militare. Questi successi sono stati possibili grazie alle sue approfondite conoscenze equestre, alla sua preparazione, ma anche alla sua passione, unita alla sua innata dote di soldato a cavallo. Oggi sui pastori di Palmanova vengono ben preparati i cavalieri militari e organizzati i corsi di formazione. In sintesi, un periodo di comando è stato distinto da un lavoro meticoloso e costante, che è stato apprezzato anche a livello internazionale, con la delegazione di rappresentanti dei paesi OCSE, in occasione dell'ispezione legata al documento di Vienna, realizzata con pieno successo. Pertanto, con l'orgoglio di essere il tuo comandante ed esprimo la mia personale gratitudine per gli splendidi traguardi conseguiti grazie alla tua costante dedizione alla abnegazione e allo straordinario spirito di servizio con cui hai affrontato il tuo periodo di comando, davvero comandante di unità di cavalleria, unica per storia e capacità specialistica. Bravo Igor. Se non permettete, vorrei trasladare il vostro motto, sua pied, sua cheval, torno a spiegare. Come ovviamente, oggi assumo il comando dell'unità coesa, dalle antiche tradizioni, altamente specializzata nel settore anfibio e fortemente motivata. Mi troverai ad assolvere il difficile compito di comandare un reggimento che fu premiato con due medaglie d'oro perché una sola non bastò a premiare tanto valore, un reggimento protagonista della nostra storia ma anche del nostro presente, l'unico reggimento di cavalleria inserito nella Società Nazionale di Prevenzione del Mare. A te porto i migliori auspici per un incarico ricco di soddisfazioni e di successi, e a voi, i miei splendidi dragoni di Genova, vi do ancora una volta di fare coraggio intorno al vostro nuovo comandante. Che San Giorgio vi cavalchi a fianco, viva il regimento Genova Cavalleria, viva la brigata Patrol di Friuli, viva l'esercito. Genova Cavalleria! Aspetta! Presenta!